Ci sono importanti novità per la pista ciclabile del lungomare di Ostia? Sì, questa amministrazione ha portato a termine il collaudo e a fine luglio abbiamo chiesto al Dipartimento la presa in carico di questa importante infrastruttura per tutte le successive manutenzioni. Quindi adesso aspettiamo che Roma Capitale ci dia l'ok definitivo, però questa opera molto importante che è stato bene realizzare è anche bene ed è molto importante perfezionare leader amministrativo affinché venga sempre adeguatamente manutenuta. Secondo la delibera di Giunta Capitolina 166 del 2020, le competenze ricadono fondamentalmente su Roma Capitale, sul Dipartimento SIMU per le ciclabili stradali e sul Dipartimento Ambiente per le ciclabili all'interno dei parchi. Abbiamo visto, anzi a proposito, proprio in questi giorni un impegno imponente del Dipartimento per il ripristino e la manutenzione della pista ciclabile di Via delle Isole Salomone e via Isole del Capo Verde. Quindi insomma Roma Capitale sta investendo molto sulla mobilità ciclopedonale. Qualcuno ha sollevato qualche perplessità sulla regolarità della pista ciclopedonale di Via delle Isole del Capo Verde e via Isole Samoa. Qual è la verità? Allora, per quanto riguarda la larghezza della pista ciclabile, in alcuni punti che alcuni cittadini hanno misurato e hanno rilevato che la larghezza della pista era inferiore a 2,5 metri, vale il riferimento al decreto ministeriale 557 del 1999, che dice appunto che in alcune tratte anche le piste ciclabili, se sono in sede propria o su corsia riservata, possono scendere come larghezza fino a 2 metri totali. Diciamo si tratta di un'opera già esistente e che è una pista ciclopedonale. È chiaro che adesso vederla bene emergere dall'asfalto del marciapiede pone una sorta di attenzione in più e di responsabilità in più agli altri utenti delle nostre infrastrutture stradali, in particolare a chi usa l'automobile.